Cioè, quando gli ha detto facciamo il reddito di cittadinanza, ma non è mica questo il compito dei politici, non è mica quello di dire, oh, vi diamo i soldi per stare a casa. Anzi, non soltanto è incostituzionale, perché l'articolo 1 della nostra Costituzione dice fondata sul Repubblica lavoro. Democratica fondata sul lavoro. La domanda è se il reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 Stelle sia incostituzionale, come dice Renzi, oppure no. Il professor Gianni Ferrara risponde: l'affermazione del Presidente del Consiglio contraddice radicalmente il significato autentico dell'articolo 1 della Costituzione. È infatti proprio dal lavoro, quale fondamento della Repubblica, che una legge istitutiva del reddito di cittadinanza trarrebbe non soltanto la costituzionalità, ma la sua doverosità. In poche parole dice che lo Stato o garantisce il lavoro o deve garantire il reddito di cittadinanza. Queste sono le parole del professor Ferrara. Queste sono invece le parole dell'ex presidente della Corte Costituzionale Paolo Maddalena. Non so chi ha potuto affermare una simile sciocchezza. Se il lavoro manca per ragioni obiettive, la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. In particolare, il disegno di legge sul reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle mi appare pienamente conforme a Costituzione. Intanto nel Friuli, governato da Deborah Serracchiani, vice di Renzi, nella segreteria del Partito Democratico, il reddito di cittadinanza è già realtà. È stata approvata una legge sul reddito di cittadinanza, una legge che abbiamo voluto fortemente in questi 2 anni di legislatura. Abbiamo portato in consiglio una proposta di legge scritta anche grazie ai nostri attivisti e ai metodi di democrazia diretta del Movimento 5 Stelle. È una legge secondo noi importante, che segna un passo in avanti per il welfare della nostra regione, ma che grazie anche a tutti gli emendamenti che sono stati accolti non è una legge di mero assistenzialismo. Oggi si continua a sostenere l'euro, è il più grosso anti-europeista che esista. Oggi noi siamo un'Europa di 28 paesi, di cui solo 19 adottano la moneta unica. Noi stiamo chiedendo il cambio radicale delle politiche fallimentari di questa Europa e di questo euro, che hanno portato nel baratro in cui siamo. Domani dovessero venire fuori con una proposta che già c'è, su ad esempio la tassazione corporate comune. Voglio vedere Renzi se veramente battaglierebbe con un marchionne, con la Fiat, che ha la sede fiscale in UK, la sede legale in Olanda e disoccupati in Italia. Questa è la situazione che abbiamo oggi. Le multinazionali, dobbiamo dare soluzioni alternative, perché la gente ha fame, fa le code per avere dalla Caritas su un pranzo e fa le code per avere i medicinali scaduti in Grecia. Bravo. E adesso ci sono le code di quelli che sì, vanno a prelevare i soldi in banca, ma dove si sono dimenticati i telegiornali in questi 4 anni, le code per andare a prelevare? Bravo. Purtroppo questo governo pensa di avere a che fare con degli ingenui. Cosa si sono inventati questa volta? Hanno voluto trasformare i clienti di una banca, ovvero le persone che depositano i propri soldi all'interno di una banca, come se fossero dei soci. Il problema qual è? Che non sono dei soci normali, sono dei soci polli, perché i cittadini italiani che hanno i soldi all'interno dei conti correnti delle banche verranno chiamati solo a ripianare le perdite. Cioè, oggi il limite dicono che sia di 100.000 euro, ma non è così, perché un conto cointestato con due cittadini che hanno 50.000 euro nel conto e 50.000 valgono un solo deposito. È passato, ma si può modificare. Si può modificare, ma chi lo può modificare? Solo il Movimento 5 Stelle. Solo il Movimento 5 Stelle vi sta dando queste informazioni e ha combattuto in aula. Aiutateci, diffondete. Le banche continuano a dare i soldi a chi li ha già e non a chi ne ha bisogno, non assolvendo quindi ad un loro compito. E in questo scenario l'inattenzione di riorganizzare i confidi implica il riconoscimento di un ruolo centrale che questi soggetti possono avere per ridare ossigeno al settore del credito e soprattutto alle piccole e medie imprese. Durante questo anno e mezzo i provvedimenti del governo Renzi non hanno tutelato e non hanno agevolato i piccoli imprenditori. E quindi crediamo che lo stesso Renzi non sia in grado, essendo questa una legge delega che dà in mano al governo ampi poteri di
scrivere i decreti legislativi, il voto del Movimento 5 Stelle sarà di astensione. Sono qui oggi per raccontarvi un'altra importante vittoria del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Costituzionali mentre si sta esaminando il disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione. Siamo riusciti a far passare un emendamento sugli amministratori delle società partecipate. Cosa sono le società partecipate delle amministrazioni pubbliche e delle regioni e delle comuni? Sono quelle società che dovrebbero in teoria erogare i servizi ai cittadini come la raccolta dell'immondizia, come il trasporto pubblico locale ed altre cose, quelle società che spesso e volentieri sono dei veri e propri poltronifici quando non hanno dei fatturati che sono dei buchi neri. Che cosa siamo riusciti a raggiungere? Ce lo spiega Claudio. Grazie al nostro emendamento, per tutti quegli amministratori che avranno dei risultati economici negativi, non verrà dato loro né bonus né premi di alcun tipo. Cioè siamo riusciti a fare quello che nella vita reale capita: se sei un cattivo amministratore e non lavori bene per la tua azienda non fa utile, non vieni premiato. Competitività, semplificazione, sblocca Italia, buona scuola, rilancio agricolo, sono le paroline che voi usate costantemente per cercare di portare oltre quest'aula questi vostri risultati. In realtà sono perfette porcate. Allora, semplificazione si trasforma in burocratizzazione, sblocca Italia in incastra Italia, la buona scuola nella peggiore scuola che si abbia potuto avere negli ultimi 40 anni. Non cambia nulla, anzi peggiora, senza considerare che attingete tutte le risorse da poter destinare ad altri settori, sempre dal comparto agricolo. L'agricoltura non può essere sempre il solito comparto dal quale viene prelevato tutta la risorsa. Noi abbiamo ottenuto un grandissimo risultato. Alla Camera abbiamo votato all'unanimità l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare monocamerale che riguarda i casi di gravi malattie e di morte purtroppo dei nostri militari che hanno prestato servizio presso poligoni militari o che hanno partecipato a missioni internazionali all'estero. Gravi malattie dovute anche all'esposizione all'uranio impoverito. La Commissione si occuperà sia dell'uranio impoverito, ma si occuperà anche dei vaccini, quindi della composizione dei vaccini e delle modalità di somministrazione. Si occuperà anche del gas radon e ancora dell'amianto presente nei posti in cui il personale militare presta servizio. Non è la prima commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, però c'è una differenza. Questa volta nella commissione ci sarà il Movimento 5 Stelle e cercheremo di fare definitivamente chiarezza su degli aspetti che chiari non sono. Con questa commissione, infatti, cercheremo di dare le risposte dovute a tutte quelle domande che fino ad ora sono state trincerate dietro le gerarchie militari. Allora, oggi abbiamo organizzato questo convegno con professori universitari per parlare seriamente di OGM. Da un punto di vista economico direi che gli OGM non ci convincono per l'agricoltura italiana. Abbiamo rilevato dei tratti transgenici nel latte di animali alimentati con la soia geneticamente modificata, alimentando con il solo latte di questi animali i loro figli per 2 mesi, ripeto, con il solo latte materno. Abbiamo ritrovato negli stessi tratti transgenici in alcuni organi e tessuti dei figli. Più questi animali hanno presentato delle alterazioni dell'attività enzimatica, in particolare dell'LDH e della gamma GT a livello epatico, cardiaco, muscolare e renale. Il Movimento 5 Stelle è da sempre contro gli OGM in agricoltura, questa sarà la nostra posizione. Intanto la Commissione Europea prova ad imporre all'Italia la commercializzazione di formaggi realizzati con latte in polvere. Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha scritto al governo italiano per imporre che possa essere permesso produrre formaggio partendo da latte in polvere. L'impostazione della Commissione Europea avrebbe il devastante effetto di andare ad aiutare, favorire e tutelare ancora una volta le grandi aziende, quelle che sono strutturate e che potrebbero in questo modo abbassare ulteriormente i propri costi per aggredire il mercato. Noi siamo invece per tutelare il produttore legato al territorio, il piccolo produttore che crede nella qualità del made in italiano. Oggi Renzi uccide la scuola pubblica. Il nostro dolore è il dolore del mondo della scuola.
L'IDL Scuola è un processo che è iniziato già nel 97.